Lo sguardo degli artisti cubani sul cinema attraverso le locandine dei film, alla Mole Antonelliana di Torino la mostra Hecho en Cuba, fatto a Cuba, con 200 manifesti realizzati tra il 1959, l'anno della rivoluzione, e il 1980. È visitabile fino al 29 agosto, ce ne parla Simone Tarò. Nasce da una passione la mostra Hecho en Cuba, quella di Luigino Bardellotto, che ha collezionato 1200 manifesti disegnati dai più grandi artisti dell'isola. Un amore nato quasi per caso che ha fatto di Bardellotto un esperto di cinema e grafica. Una raccolta che al Museo del Cinema di Torino per la prima volta viene messa in mostra con così tanti pezzi. Nella Cuba del dopo rivoluzione l'arte aveva un ruolo importante e anche le locandine dei film erano affidate ai maestri della grafica. Non erano manifesti pubblicitari destinati a vendere un prodotto, a convincere uno spettatore ad andare al cinema, ma erano delle vere e proprie opere d'arte realizzate da artisti che proponevano un'interpretazione del film che poi si sarebbe visto. Nei 200 pezzi originali in mostra, tutte serigrafie tirate a mano, un mondo di colori che si rifà allo stile delle avanguardie artistiche di inizio Novecento, all'arte sovietica, quella sudamericana, ma anche alla pop art. Molti manifesti sono autentiche opere d'arte, sottolinea Luciano Castiglio, direttore dell'Istituto Cubano di Cinema, spesso migliori dei film che venivano proiettati e soprattutto molto più belli di quelli che accompagnavano le pellicole. Gran parte delle locandine non riguardano film prodotti a Cuba, ma importati dal Giappone e dall'Europa. I film italiani distribuiti a Cuba erano tantissimi, erano tra i film preferiti dagli spettatori cubani, era anche la grande stagione del cinema italiano, negli anni 60 e 70, il cinema d'autore, le commedie all'italiana, eccetera. E devo dire, vedere questi manifesti è come scoprire un film nuovo, ed è una delle ragioni del fascino straordinario di questa mostra. Gigante más.